A cosa assomiglia una custodia per AirPods? Scommetto che non hai mai pensato di farne uno zaino. I cuori! Mancano le cinghie. Che accessorio carino ed elegante. Jane deve andare a scuola. Oh, è così pesante! Come faccio a portare tutti i libri? Ah, una valigia. Grazie per l'idea. Ah, non ci stanno. Forse qui? Beh, alla fine sono entrati, ma non posso sollevarlo per la maniglia. Oh, farò tardi. Ecco, ti servirà. Prendi questo zaino nuovo. È così carino. Adoro gli unicorni. E i libri ci stanno. Bene, ciao. Grazie per il regalo. Bye. Smonta una penna. Abbiamo bisogno di una punta a sfera. Dipingila di blu. Unisci le perline in uno yo-yo. Ecco una penna yo-yo. Puoi studiare e giocare allo stesso tempo. Jane ha fretta di andare a scuola. Ah, che sfortuna! Come faccio a passare? Sei fortunata, gattina, ma io non posso sporcarmi. Ma ho un'idea. E se usassi uno yo-yo? Sono Tarzan! Ecco che la penna torna utile. Ho ancora tempo per arrivare a scuola. Taglia un tubetto di plastica. Riempi il tappo di melma. Chiudi il fondo. Un tubetto pieno di colla magica. Puoi incollare qualsiasi cosa. Ci siete tutti? Allora possiamo iniziare. Cominciamo con le formule. Aspetta, Butler è in ritardo. Scusa il ritardo. Siediti a un banco libero. Ops, non è comodo imparare qui. Ok, siediti per terra. Aspetta, signorina Smith, ho la colla magica. Riparerò tutto in un minuto. Che ragazza intelligente, grazie. Oh, che bella. Ops, sono bloccato. Immagino che oggi non sia proprio giornata. Lascia che ti aiuti ad alzarti. Signorina Smith, va tutto bene? Benissimo, continuiamo la lezione. Oh, è un biscotto? Ah, un temperino! Rimuovi l'eccesso. Sigilla il foro del temperamatite. Incollalo all'interno. C'è un adesivo sul coperchio. Che simpatico porta pranzo a forma di biscotto. Le ragazze stanno pranzando nella mensa della scuola. Wow, mia, bel portavivande! Grazie, è magico! Qualunque cosa io voglia, apparirà. Ma no, non può essere. Vuoi vedere? Guarda, ci metto gli ingredienti. Porta pranzo, voglio la pizza. Sono scioccata. Ecco, serviti. Della pizza buonissima. Che ne dici di fare a cambio pranzo? Volentieri. Buon appetito, ragazze. Crea un organizer. Avvolgilo attorno al vecchio nastro adesivo. Aggiungiamo un anello. L'organizer ha le orecchie e una faccia buffa. Tutta la cancelleria è al suo posto. Jane ha fatto un pasticcio creativo. Matite e colori sono ovunque. Kitty, sarai la mia musa ispiratrice. Ti piace il ritratto? Hello. Wow, stai disegnando. Posso unirmi a te? Certo, sediamoci al tavolo. Ma non c'è posto qui! Ops, gattina, pulizia radicale! È solo che non ho un posto dove mettere tutto! Aspetta un attimo, torno subito! Ehi, questo è per te! Cos'è, pizza? Lasciala sul tavolo! Il gatto ha deciso di scartare il regalo! Wow, un organizer! Ora puoi mettere la cancelleria al suo posto! Gattina, quello non è un cestino! Le ragazze hanno iniziato a riordinare! Wow, non è stato difficile! Wow. Grazie per il meraviglioso organizer!
Lo zaino diventerà una casa delle bambole. Quanto spazio! Sigilla la parete di fondo. La tappezzeria è importante. Le pareti laterali sono pronte. E ora il pavimento. Ah, sembra una nuvola. Prepara palettine e bastoncini di legno. La magia di Lalilù ha costruito una scala. È facile salire al secondo piano. Assembla un divano con blocchi di polistirolo. Aggiungiamo seduta e schienale. Dei cuscini per il massimo comfort. Posiziona il divano. Taglia il polistirolo. Dipingilo di bianco. Il davanzale è un ottimo posto per le piante d'appartamento. Arriccia il tessuto su un arco di filo di ferro. C'è una tenda sul lato. L'edera verde avvolta attorno al simpatico nido. Un'accogliente casa in giardino attende i suoi ospiti. I genitori hanno costruito un angolo per le ragazze. Puoi aiutarmi a ristrutturare? Penso alla pittura. Allora io ti aiuterò con i mobili. Il divano si adatta perfettamente e un paio di cuscini in più. Compriamo delle piante d'appartamento. Sono perfette. Che carine. Il gatto è stato il primo ospite della festa di inaugurazione della casa. Che carino! Hanno fatto un ottimo lavoro. Possiamo giocare nella casetta tutto il giorno. Prendi delle matite colorate. Arcobaleno. Affilale. Metti in fila i pastelli. Installalo su delle gambe rosa. Un tavolo creativo fatto di cancelleria starà benissimo nella nostra casetta. Oh, la lezione è durata un'eternità. Vediamo che compiti ci sono. Facciamo i compiti insieme. Le ragazze si siedono con i loro libri al tavolo nuovo. Ma non c'è abbastanza spazio. Continuano a scontrarsi con i gomiti. In guardia! Duello di spade! Ecco i disastri! Lucy, quella macchia è vecchia? Ah, guarda, è stato il tavolo! Beh, puliamo! Può succedere quando studi! Affila le matite colorate. Prendi la luce a LED. Abbiamo un paralume. Uno stuzzicadenti sostituirà la gamba. Copri la clip con lo smalto. È bello leggere i libri sotto la luce soffusa della lampada. Jane sta leggendo la sua fiaba preferita. Vai a letto? Ho sonno. Non preoccuparti, non farà rumore. Va bene, buonanotte. Ma la luce passa anche attraverso la coperta. Ok, la spengo. No, oh, non ho avuto tempo di scrivere sul mio diario. Idea! Ora non disturberò nessuno. Jane, è tardi. Upsi. Chi si nasconde qui, eh? Smettila di leggere, è ora di riposare. Oh, tata, per favore, altri 5 minuti. Please. Domani finirai di scrivere il diario. Ti sveglierò presto. Sogni d'oro. Ok. Taglia la cannuccia. Le punte dei pennarelli torneranno utili. Copri con un tappino. Wow, che splendore! Sì, possiamo disegnare un arcobaleno. Mia è andata a trovare Lucy. Hello. Oh, ciao! Disegniamo! Ho un pennarello magico. Yuppie, interessante! Wow! Io finirò il mio quadro. Ok. Guarda, siamo mia mamma, mio papà, io e la nostra casa. Brava! Io sto ancora finendo di disegnare il mio gatto. Oh, ha preso vita! Il pennarello è magico! Riproviamo! Dolci! Ha funzionato! Yay! Wow, quanti snack! Fammi provare! Gli unicorni esistono! Woohoo!
Wow! Questo pennarello magico realizza tutti i tuoi sogni. Hey! Cherry sta aspettando la lezione di educazione fisica ed ecco lo squalabus di Molly. Oh, spero di poter stare in biblioteca dopo la lezione. Oh no, sono in ritardo! Oh, anch'io sono in ritardo! Cherry, dobbiamo trovarti un nuovo look! Yes. Fai dei ciclisti con la stoffa. Aggiungi una maglietta blu. Il nostro look è quasi pronto! Wow! È ora di indossare una gonna con strisce di raso. Gonna pantaloncini, molto comodi! Ai piedi ci sono delle calze al ginocchio a righe e scarpe da ginnastica alla moda. Lo stile di Cherry è sportivo. E per ora se la sta cavando alla grande. Yay! Oh, buongiorno! Che carina! La cagnolina mi ha svegliato. Per svegliarci più velocemente iniziamo la giornata con un po' di stretching. La box è la mia passione. È ora di sgranchirsi anche le gambe. Nike, vuoi correre anche tu? Corri! Sciocchina! Lascia che ti mostri come si fa! Sono la più grande velocista! Ed ecco Molly! È di un'altra classe! Troviamo un look adatto a te! Che ne dici di un dolce vita verde chiaro e un bel vestito a fiori? Wow! Adoro questo stile! Mm-hmm. Aggiungiamo un colletto al look! Cintura e polsini sono decorati con un nastro. Mettile delle calze delicate. Le scarpe con i pompon sono una vera opera d'arte. A volte i suoi lunghi capelli le danno fastidio, quindi Molly li intreccia. Molly legge molto e ora deve portare gli occhiali. Ma le stanno bene. Molly ama passare il tempo in giardino. Yes! Si prende cura delle piante. Inoltre ha cercato di creare una pozione di crescita. Uh-huh. Ho studiato abbastanza la teoria, è il momento di passare alla pratica. Spero che tutto funzioni. Sì, un germoglio! È il primo! Yay! Penso che sia ora di metterti nelle aiuole e aggiungere un po' d'acqua. Molly inizia a sognare. Riceve il suo premio Nobel dallo stesso Nobel! Signorina, anche Nobel è rimasto colpito dalla tua invenzione. Congratulazioni! I suoi sogni vengono interrotti dall'insegnante. Molly tesoro, come sta il tuo germoglio? Oh, scusa, stavo sognando di nuovo ad occhi aperti. Va tutto bene. Penso sia ora di andare a lezione. Hai già trascorso abbastanza tempo nella serra. Incolla un foglio di gomma piuma testurizzata con dei bastoncini di legno. Decoralo con la colla glitter oro. Le informazioni per gli studenti sono appuntate sulla lavagna. Andiamo a leggere. Molly si sta preparando per la prossima lezione. Penso di avere tutto. Vediamo cosa c'è qui. Finalmente un concorso! Lì vicino la ragazza attacca un altro avviso. Fantastico, una gara per cheerleader! È fantastico, sono felice che tu abbia trovato qualcosa che ti piace. Ovviamente, sono 6 mesi che aspetto. Dobbiamo prepararci il prima possibile. Andiamo! Oh, è un tappino. Vieni qua. 3 diverse dimensioni. Diventeranno una bellissima fontanella. Combinazione perfetta. La semisfera ha una sfumatura metallica. Ah, questo è il lavello della fontanella! Usa dei dettagli vivaci. Si adattano! Il tubo curvo diventerà il rubinetto. Il tocco finale. Dipingiamo i lati. La fontanella è pronta! Sì, l'intervallo! Le ragazze si sono radunate alla fontanella. Cherry e le sue amiche parlano delle ultime novità scolastiche. Ehi ragazze, sto mettendo insieme una squadra. Siete con me? Ora vi mostrerò come si fa. Nel frattempo, Molly sceglie dei nuovi libri di botanica. Oh, vorrei poterli prendere tutti. Guardate, posso far rimbalzare la palla all'infinito. Ora farò un tiro da 3 punti. Wow, ce l'ho fatta! Ma la palla ha colpito Molly. I libri sono caduti. È divertente! Com'è successo? Chi è stato? Huh? Hai visto chi ha lanciato la palla? Mm?
No, non lo so. So che sei stata tu. Dovrei farle tornare amiche. Solo la magia può risolvere questa situazione. Dai, bevete alla fontanella incantata. Voglio bere. Voglio bere prima io. No, non è giusto. Hanno finito per bere insieme. La magia ha funzionato. Molly ha la palla e Cherry i libri. Scegli la palla adatta. Applica delle sfumature metallizzate. Modella un arco, quindi avvolgilo con lo scovolino. Wow, 12 kg! È pesante! La lezione di educazione fisica è iniziata. Ragazze, voglio presentarvi una nuova studentessa, Molly Reynolds. Ciao a tutte! Scegli cosa vuoi fare oggi. Questo? Sollevamento pesi, giusto? Posso sollevare questo. Ma esagerato un po'. Ascolta, i principianti sono fortunati, ma non nello sport. Qui devi fare tutto passo dopo passo. Prova qualcosa di più leggero. Molly ascolta il consiglio e cerca prima di sollevare i manubri. Dopo un po' può sollevare il manubrio anche con una mano sola. Bel lavoro, Molly! Grazie, allenarsi è facile! Magia rimpicciolente! È un bigliettino scritto con una calligrafia minuscola. Qualcuno non ha studiato? Piega un piccolo aeroplano. Cherry è andata nella nuova classe. Qui è tutto così diverso. Provette e flaconi. Buon pomeriggio, penso di dover studiare qui. Benvenuta, nuova arrivata. Hello. Ecco un posto libero per te. Siediti. Cherry si siede. Spero che vi ricordiate che oggi abbiamo un test. Vi do i fogli. Avete un'ora. Le altre ragazze stanno lavorando sodo, ma Cherry ha un problema. Oh no, devo scrivere a Molly. S.O.S. Ho ricevuto un messaggio. Cherry ha bisogno del mio aiuto. Ok, posso aiutarla. Il mio piccolo aeroplano volerà dritto al bersaglio. Cherry ha ricevuto il messaggio. Ora ha fatto il test. Consegnate il lavoro. Vediamo. Wow, la nuova arrivata ha ottenuto ottimi risultati. È ora di preparare un quadrato di cartone e pezzi di polistirolo. Anche le piante decorative torneranno utili. E anche questo pezzo. Unisci tutti i pezzi per creare una statuina. Le foglie brillano di gemme. Questo premio onorario andrà alla studentessa più intelligente. E così ha inizio il concorso di botanica. Il prezioso premio è una statuetta d'oro. La nostra atleta ha già imparato alcune delle basi della botanica. Yes! E naturalmente ha avuto il tempo di prepararsi. L'insegnante farà delle domande e le ragazze premeranno il pulsante per rispondere. Yay! Ricordate, c'è in gioco il primo premio. Allora cominciamo! Let's go! Prima domanda. All'inizio Cherry non ha avuto fortuna. Le altre ragazze sono più veloci. Io che non vinco? Oh, devo impegnarmi di più. Ora è la più veloce a premere il pulsante. Cherry, sì? La ragazza è così concentrata che vince tutti i fiori per le risposte giuste. Wow! Chi sapeva che fosse possibile? Congratulazioni! Ha vinto la statuetta d'oro. La mia prima vittoria! Stendi delle palline di argilla leggera. Aggiungiamo la maniglia. Metti i nastri nella lavatrice magica. Sì, fatto! Raccogli il tulle. Più pieghe fai, più grande sarà il pompon. Legalo con un nastro e alla fine aggiungiamo un manico. Oh, la gara di ballo sta per iniziare! Cherry ha deciso di aiutare Molly a ballare. Dovresti prendere dei pompon per la tua performance, ma io amo i manubri. Ho un'idea. Uniamoli. Alla fine hanno ottenuto dei fantastici pompon con i kettlebell. Le ragazze stanno imparando il ballo insieme. Ho fiducia in te. Un secondo, cambiati. Wow! Gli accessori rendono tutto migliore. Riaccendiamo la musica e andiamo.
Muoviamoci seguendo i passi. Sinistra, destra, 1, 2, 3. Wow, è divertente! Yes! Certo, diventerai sicuramente una campionessa. Prepara un nastro. Wow, la magia di Lalilu ha creato una stella d'oro. La medaglia del primo posto andrà alla migliore cheerleader. Che la competizione abbia inizio! Molly ha un meraviglioso gruppo di supporto. Sì, facciamo il tifo per te! Puoi farcela! Ricordate, la vincitrice riceverà una grande ricompensa. Iniziamo con Molly! Molly ha fatto un lavoro fantastico. Tutti sono rimasti colpiti dal suo talento unico. Nessuno ha mai visto niente di simile prima. Ecco il tuo meritato premio. Sì, grazie! Le ragazze si incontrano nel corridoio della scuola. Molly, ho ottenuto il primo posto. Voglio darti questo premio. Hai sempre sognato di vincere la competizione. E io voglio darti il mio premio del concorso di ballo. Le amiche sono felici dei risultati ottenuti. Lalilu è al settimo cielo. Non riesco a soddisfare i miei follower con questo look. Rimuoverò il mio vecchio trucco con questa nuvola soffice e andrò subito dai truccatori. I migliori truccatori stanno lavorando alla trasformazione. Le labbra sono così luminose e brillanti. Lalilu è bellissima. Stai attenta, i nastri stanno volando. La magia li trasforma in splendidi capelli lunghi. Aspetta, che mi dici del mio vestito? Crea un corsetto stretto. L'azzurro è il colore di Lalilu. Completa il top con una gonna leggera. Wow. Un vestito con un nastro di pizzo è stato realizzato per le occasioni speciali. I sandali con i tacchi sono così carini con i calzini di pizzo. Non ci posso credere, siamo già in 2 milioni! Devo vestirmi e festeggiare. Rimani sintonizzato! Lalilu gioca con le bambole tutto il giorno. Guarda questi bei giocattoli! Cosa posso fare questa volta? Mi è venuta un'idea! Metterò il mio telefono su un treppiede. Ci sono! Andiamo! Hello. Oggi partiamo per un'avventura insolita! Ci sarà un nuovo ospite nella villa delle bambole! Oh, rimarrai sorpreso! Ecco, Edward Mani di Forbice! In questo momento non assomiglia molto a se stesso, ma un abito nero risolverà il problema. I pantaloni e una maglia in finta pelle si adattano perfettamente. Le corde nere con anelli di metallo sono su tutto l'outfit. Adora gli accessori. Rendi il viso più bianco. Aggiungi il trucco. Sì, quello è Edward. I suoi capelli sono disordinati. Il nostro personaggio ha le forbici al posto delle mani. Eccole, tutte metalliche e scintillanti. Lalilu ha dato a Edward un cuore. La sua magia ha dato vita al personaggio. Ora non è una bambola, è un essere vivente. Che strano, oh! Come uso queste forbici? Puoi farcela! Questa buia casa abbandonata alla periferia di Lali Town è dove vive il dolce e triste Edward Mani di Forbice. Non riesco a capire cosa fare con le mie mani. Voglio fare qualcosa per gli altri. La sua unica gioia è tagliare i cespugli. Sei Edward? Scusa se ti disturbo. Il mio toelettatore si è ammalato e hai fatto un ottimo lavoro con i cespugli. Pensavo che forse potresti tagliare il pelo del mio cane. Non lo so. Per favore. Edward ha deciso di provarci. Ha usato il suo talento. E il cane ha ricevuto un nuovo taglio di capelli. Wow, sei un vero professionista. Ti consiglierò a tutte le mie amiche. Bye. Il sogno di Edward si è avverato. Crea una pistola per colla caldo giocattolo con una colla stick. Lima i bordi e fai una piccola apertura all'interno. La pistola rosa con i glitter è super vivace. Aggiungi un grilletto e un cavo. Siamo tutti qui! Possiamo iniziare! Lalilu ha un meraviglioso laboratorio con molti materiali e strumenti. Cosa posso fare oggi? Mi sento creativa! Dove sono finite le pietre?
Per fortuna ho comprato una bottiglia intera. È ora di decorare l'unicorno. Una pistola per colla caldo l'aiuta a coprire la statuina con gli strass. Fatto! Ulala. Ora andiamo a incontrare la nostra amica. La Lilù incontra la sua amica in un locale. Hello. Monica, siamo amiche da tanto tempo. Questo è per te. Wow, è così bello! L'ho fatto da sola. Ma come? Guarda, colla caldo, un po' di magia e nessun segreto. Wow! Sei così talentuosa! Fai uno specchio. Lascia alcune macchie. Attaccalo a una base di gomma piuma. Collega i dettagli. La cornice è ricoperta di ragnatele. Oh, non ho più un bell'aspetto. Beh, avrei dovuto usare delle patch per gli occhi. O forse c'è un problema con lo specchio. Ma troppo noioso. Ho un'idea. Ho solo bisogno di aggiustarlo un po'. Le luci rallegreranno il mio spazio buio. È fantastico, lo specchio ha un aspetto migliore. E la stanza è completamente cambiata. Ho fatto un ottimo lavoro. Questo filo vuole dirci qualcosa. La Lilù! Questa è la risposta. Edward ama l'artigianato. E il canale La Lilù gli offre sempre nuove idee. Non riesce a smettere di guardare il nuovo video. Interessante, ci proverò. Penso di avere abbastanza filo di ferro. Posso creare qualcosa di simile, ma con le forbici. Sembra che abbia funzionato. Ringrazierò la creatrice del video. La Lilù è venuta al parco per prendere il gelato più gustoso. La Lilù, ho guardato tutti i tuoi video. Wow. Questo è per te. Wow, è bellissimo! Hai davvero talento! Sembra che stiano diventando amici. Anche Edward prende del gelato alla fragola. Taglia una base di polistirolo, appoggiaci sopra la stampa e arrotonda i bordi. Sono così lisci! Fai dei tagli. Il metallo è super scintillante. Copri i lati. C'è un inserto a specchio nella parte anteriore. Il simbolo play è ricoperto di strass. Wow, è davvero carino! La Lilù, è fantastico! Il riposo di La Lilù è stato interrotto dal suono del campanello. Chi è? Non aspettavo ospiti. Oh, una consegna! Che scatola misteriosa! Cosa c'è dentro? La Lilù apre rapidamente la scatola. Non ci posso credere! È il pulsante YouTube di Diamante! La Lilù l'ha messo in un posto speciale. È davvero motivata a continuare a far crescere il suo canale. Riempi la bottiglia con l'acqua scintillante. Pensiamo che questo renderà i tuoi capelli fantastici. Ci sono molte cose interessanti nel salone di Edward. Emily è venuta per farsi acconciare i capelli, ma non riesce a smettere di guardare il design degli interni. Guarda che parrucche uniche! Oh, è così bella! Buongiorno! Ah! Scusa, mi hai spaventata. Sì, ho sentito dire che sei un bravissimo parrucchiere. Con dei rapidi movimenti di forbici, Edward ha immediatamente creato lo stile perfetto per i capelli di Emily. Fissiamo il risultato con lo spray glitterato. Wow, che lucentezza ultraterrena! Incredibile! Le tue mani, le tue forbici, sono magnifiche! Questo te lo offre la casa. Thank you! Crea i pennelli con gli stuzzicadenti, un po' d'argento e di argilla leggera e ci siamo! Questo set artistico ti consentirà di disegnare tutto ciò che desideri. Fai delle aperture. I colori ad acquerello sono un vero tesoro per un artista. I glitter e gli adesivi sono proprio carini. Con una custodia come questa puoi creare un vero capolavoro. La Lilù ha deciso di disegnare un dipinto su una vera tela. Per prima cosa, traccia i contorni. Questo unicorno sembra accurato? A malapena. Aggiungiamo degli accenti colorati. Molto meglio! Ancora un paio di pennellate e la Lilù termina il dipinto. Sono felice! È stato divertente! C'è una nuova cliente nel salone di bellezza. Voglio tagliarmi le punte, ma non tagliarle troppo. Voglio i capelli lunghi. Come vuoi! Miranda si fida del suo parrucchiere. Edward ha fatto un ottimo lavoro. Ma le sue forbici si sono smussate molto rapidamente. Oops.
ed è difficile affilarle da solo. No! Non preoccuparti, ti aiuterò. Il parrucchiere ha delle forbici perfettamente affilate. Ora tutto sarà ancora più veloce. Mi fido di te, fai quello che pensi mi starà meglio. Wow, non pensavo che mi sarebbero stati bene così. Sono felice di aver corso il rischio, grazie. Accartoccia un po' di carta. Piegala in questo modo e copri con carta stagnola. Wow, è un dinosauro! La vegetazione artificiale gli cresce intorno. Un dinosauro d'erba è pronto! Che meraviglioso cespuglio! Hi. Riesci a gestirlo? È un tale casino! Ok, questo è il mio lavoro, farò del mio meglio! Comincerò con questo cespuglio! Le forbici iniziano a tagliare ed Edward si lascia trasportare così tanto che non si accorge di aver fatto una statua. Non male, posso sperimentare anche qui. Edward è ispirato. Questa volta ha creato un intero dinosauro. Come va? Guarda. Wow, il mio giardino sarà il migliore. Sei un genio. Sono felice di esserti stato utile. L'intera città ama il parrucchiere e giardiniere locale. Edward è felice e anche Lalilu.